Oggi il professor Weinberg presenterà il suo secondo seminario come visiting professor presso il Dipartimento MESVA e parlerà appunto della sua ricerca. Ci può anticipare qualcosa? Il professor Weinberg è al suo secondo seminario e noi siamo veramente onorati come Università dell'Aquila e come Dipartimento MESVA ad avere presso la nostra sede un relatore così prestigioso. E a proposito volevo ringraziare la professoressa Cifone e soprattutto il professor Gatto, che è il presidente del nostro corso di laurea, per aver permesso questo progetto. La presenza del professor Weinberg come visiting professor si inserisce in un progetto di quella che è la medicina traslazionale che il nostro dipartimento sta portando avanti. Le sue ricerche si interessano proprio della prevenzione del carcinoma orale. Lui è riuscito a individuare dei peptidi a provenienza dall'epitelio orale che sono in grado di fare una diagnosi precoce del carcinoma in situ, dalla ricerca alla clinica. Dalle ricerche del professor Weinberg alla possibilità di applicare in campo clinico e per una diagnosi precoce di questo carcinoma. Il tema del seminario è quindi quello del carcinoma orale, ma si tratta davvero di una patologia la cui diagnosi precoce è così importante? Purtroppo sì. L'incidenza del carcinoma orale è in media di circa 8 casi su 100.000 abitanti. Pensiamo che ogni anno in Italia vengono diagnosticati 4.500 casi di carcinoma orale e abbiamo circa 3.000 decessi per questa patologia. Si tratta del carcinoma squamocellulare e la diagnosi precoce è veramente importante perché le aspettative di vita in media sono del 50% a 5 anni, ma queste aspettative possono veramente aumentare moltissimo fino al 90% se la diagnosi è precoce, cioè se riusciamo a individuare il carcinoma nella sua sede di insorgenza. Invece le aspettative di vita scendono drammaticamente al 20% se già ci sono delle metastasi a livello dei linfonodi. La diagnosi spesso la fa l'odontoiatra, quindi è un tema che riguarda l'odontoiatria, ma chiaramente tutti coloro i quali hanno a che fare con l'ispezione della bocca, quindi otorinolaringoiatri, chirurghi maxillofacciali, e spesso delle condizioni come una ferita che non si rimargina, una tumefazione persistente, una protesi dentale, cioè una dentiera che dà fastidio in un punto particolare della bocca, queste devono mettere in allarme. E il dolore non sempre è il solo sintomo, si possono avere delle lesioni che non sono con il dolore e quindi proprio l'odontoiatra, anche attraverso la sua capacità di valutare il paziente per la prevenzione, rappresenta il primo clinico che spesso può fare diagnosi precoce di questa importante e purtroppo estremamente diffusa patologia. E in questo senso, proprio nella direzione della diagnosi precoce del carcinoma squamocellulare, la ricerca del professor Weinberg e di tutto il suo staff ha portato alla realizzazione di un dispositivo molto semplice ma che ha una elevata specificità e sensibilità e quindi consente la diagnosi precoce di questa purtroppo importante, molto diffusa patologia.